Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Sono Pietro Buarrelli. Oggi si riporta nuovamente a Assetto Corsa Competizione, quindi un nuovo episodio dalla mia serie. Ragazzi, oggi avevo voglia di fare un'altra gara personalizzata, sempre della durata di 20 minuti senza pit stop. Ho scelto un circuito davvero molto tecnico e altrettanto prestigioso come il tracciato dell'Hungaroring, un circuito che misura 4,3 km per 14 curve, un tracciato che è stato definito dagli addetti ai lavori come la Monaco, il tracciato di Monaco senza barriere, proprio per il layout molto particolare, molto insidioso e stretto, ma su cui chiaramente, spesso vengono fuori delle belle gare. Oggi ho intenzione di fare questa gara con una Nissan GT-R Nismo, GT3 del 2018, che adesso chiaramente vi vado a mostrare in tutti i suoi dettagli e ragazzi che ho già ovviamente allestito e configurato e colorato con i colori della mia scuderia, la VRN Team Assetto Corsa Competizione con il mio numero storico e consueto di gara, il 69. Come di consueto vi mostro questa splendida vettura in tutti i suoi dettagli grazie a questo splendido showroom che ci permette di poter ammirare questi splendidi modelli poligonali in tutti i suoi dettagli con delle zoomate davvero suggestive. Una delle, a mio avviso, resta una delle funzioni migliori di questo titolo, al di là dello splendido simulatore qual è Assetto Corsa Competizione. E detto ciò, direi adesso di richiudere tutto e dedicarci chiaramente alla gara. Quindi confermiamo e cominciamo ad avviare la sessione di gare. Come di consueto, ragazzi, 25 vetture in pista di svariate chiaramente decadi, come di consueto, sempre GT3 in ogni caso. Si parte dalla decima posizione in griglia. Prima della partenza andiamo a verificare il setup, quindi andiamo a innanzitutto controllare la strategia di gara, quindi il carico di carburante. Allora, direi di scendere a 29 litri, ragazzi, oggi per una gara ad alti livelli, ad alti ritmi. Qui all'Hungaroring direi che va bene per una gara da 20 minuti. Regoliamo chiaramente freni anteriori, gomme da asciutto, le pressioni le lasciamo. Una gara che si prevede con un consumo stimato a giro intorno ai 2,85 litri a giro. Quindi direi che va più che bene. Per quanto riguarda l'elettronica, allora, abbassiamo un pelino l'ABS, ma manteniamo il traction control a 5, la mappatura 1 e direi che dopo questi dettagli cominciamo ad avviare la gara. Come di consueto, ragazzi, mi trovo all'interno della mia vettura, sto chiaramente accendendo il motore, regolare la marcia e fare anche un rapido giro delle visuali della camera, un modo anche per apprezzare questa vettura durante le fasi della partenza, nella fase di schieramento che precederà ovviamente il semaforo della partenza. Sempre problematica. Il primo giro è sempre di attesa, come dico sempre, perché dobbiamo mandare in temperatura pneumatici, impianto freni, Chiaramente è sempre problematico poter mantenere la posizione, poi chiaramente spingerò parecchio. Questa chicane stretta che precede poi un lungo serpentone di curve sinistra-destra molto suggestivo.
da affrontare chiaramente a velocità. Siamo già arrivati al curvone finale che precede chiaramente il lungo rettilineo d'arrivo. A guadagnare chiaramente la posizione su quella Porsche 992, sfruttando la scia. Dove si deve spingere tanto ma anche avere una guida molto pulita per non perdere chiaramente contatto con le vetture che ci precedono. Di avvicinarmi parecchio. Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Clear on the right. Via che cerca di farsi sotto anche a livello di aggressività, come potete vedere. C'è questa Huracan, però un bel vantaggio adesso, riesce a spingere tanto, ci proviamo. Evitiamo questi cordoli almeno ad inizio. Sto cercando di trovare il ritmo ad essere poi regolare per tutta la gara. Molto vicino adesso alla Huracan, spingo tanto. Car on the left. Clear on the left. Sfitto di questo rettilineo per stare davanti, via. Tracciato complicato dove è possibile approcciarsi al sorpasso in alcuni settori ben stabiliti, e poi bisogna anche spingere chiaramente. Okay, anche i nostri tempi sono migliorati ovviamente, come giusto che sia. Car on the right. Clear on the right.
bloccato, avevo una buona trazione, non sono riuscito a... andare davanti. Faccio vedere dietro a questa Audi. Nissan, ragazzi, ha anche un bel sound, una lettura godibile ancora adesso, ragazzi, ve l'assicuro, nonostante, ripeto, la sua età, però riesce comunque a regalare delle belle emozioni. Oggi io volevo portare anche questa gara su questo circuito con questa splendida Nissan GT-R Nismo del 2018. No, siamo arrivati a metà gara, direi che comunque una buona posizione, però abbiamo le possibilità per guadagnare qualcosina ancora. Sto cercando di approcciarmi con decisione, piano piano. Un circuito in cui veramente è necessario non spingere tanto, ma anche usare la testa, chiaramente. Facilmente possiamo fare degli errori e compromettere la gara, non è il caso. E qui guadagniamo tanto, l'Audi. Guadagno anche la scia e poi è andata bene anche stavolta. Si fa sotto nuovamente, è giusto che sia. Il sottocorsa chiaramente è anche un tasso di aggressività tutto sommato impegnativo. Se bagarra adesso in pista, vedo di approfittarne chiaramente. Tempi che si sono abbassati ulteriormente. Gara molto gradevole su questo tracciato. Come vi dicevo prima, è un circuito che è molto tecnico, che regala comunque sempre delle belle gare, con ritmi molto molto alti in pista e molta aggressività.
farmi vedere davanti a questa Porsche. Ok, guardando la scia. Col passo pulito è andata bene. Massima concentrazione, ragazzi, perché è una fase topica della gara in cui Lia spinge tantissimo. Sto cercando chiaramente di non perdere contatto. Sempre molto impegnativo, perché va affrontato in maniera molto decisa per non perdere decimi. E qui su questo rettilineo bisogna spingere tanto, provare a sfruttare la scia. Chiudere bene all'interno per rimanere davanti, chiudere lo specchio alla porta e via. E siamo davanti, quindi un buon sesto posto, ragazzi. Bel sorpasso. E davanti hanno fatto il vuoto, ovviamente, come giusto che sia. Questo per dirvi ovviamente che non faccio gare monomarca, chiaramente ci saranno vetture molto più potenti, chiaramente, quindi io cerco sempre di bilanciare un po' il roster delle vetture che partecipano a queste gare per cercare di fare una gara comunque godibile, impegnativa, che mi consenta comunque sempre di guadagnare dei punti in rating. E oggi avevo voglia di correre nel tracciato dell'Hungaroring. E di scendere in pista con questa Nissan.
correndo ragazzi come un forsennato in questo giro, ma purtroppo chiaramente ormai hanno fatto il vuoto. Ecco perché ragazzi sono gare che cerco di proporvi, pur sapendo che oltre una certa soglia non potrò essere competitivo, però l'importante è fare esperienza in ogni caso, ragazzi, variando sempre le vetture e provando qualsiasi circuito per fare esperienza. In ogni caso, questo è stato una bella gara, mi sono divertito ugualmente, sono stati tanti bei sorpassi, un circuito che qui bisogna spingere tanto e la differenza anche tra vetture in certi casi si fa sentire in termini di tempo, chiaramente. Giro perfetto, facciamo anche questo praticamente in solitaria ragazzi, proprio perché c'è un gruppone, chiaramente ha fatto il vuoto, però sono riuscito comunque a guadagnarmi una buona sesta posizione in griglia, che mi va più che bene tutto sommato per le prestazioni di questa Nissan. Ripeto, una Nissan GTR Nismo del 2018 che chiaramente in pista deve affrontare tante vetture anche molto più prestazionali. Ma che regala comunque delle belle sensazioni in pista. Adesso mi devo difendere da questa Porsche che sta facendo insidiosa. Ultime fasi di gara, chiaramente. Il 9 litri va benissimo. Sommato come consumi. Avrei anche potuto mettere un litroxo di carburante in meno, però è andata bene anche così, ragazzi. Ok, è finita, ragazzi. Sesto posto, direi che posso ritenermi più che soddisfatto. Adesso chiaramente facciamo i saluti, ragazzi. Prima però andiamo a vedere il replay, come di consueto, di questa gara. Salutiamo tutto, highlight, replay e andiamo a vedere un po' di replay prima dei saluti finali, ragazzi. E quindi Nürburgring oggi mancava all'appello e ve l'ho portato su questo episodio, un circuito altamente suggestivo dove escono fuori sempre delle belle gare. Ora, siccome come vi dicevo prima faccio sempre delle valutazioni in pista cercando di rendere la gara più epata possibile, mettendo anche delle vetture che obiettivamente hanno delle prestazioni
dovute ovviamente alle, alle evoluzioni sicuramente migliori della Nissan. Però tutto sommato una bella vettura che regala comunque delle belle emozioni. Oggi ve l'ho portata molto volentieri su questo tracciato dell'Hungaroring per l'ennesimo episodio qui su Assetto Corsa Competizione. Io direi adesso di fermarci qui. Cominciamo, ragazzi, a fare i saluti. Ragazzi, cosa dire? Spero che anche questo ennesimo appuntamento qui su Assetto Corsa Competizione vi sia piaciuto. Io, come al solito, vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento, che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta. Da parte mia, ciao ciao ciao.